Eccoci qui, finalmente tornati ragazzi, video sullo sviluppo personale. Sono appena tornato dalla palestra, sto prendendo la mia integrazione con acqua, vitamina C e glutammina. E oggi ragazzi, allenamento veramente andato benissimo, l'allenamento solito, quello tostissimo, però è andato benissimo e penso sia dovuto al fatto che ho riposato 2 giorni di fila. E stavo carichissimo, ho spinto tutti i pesi, sono aumentati nonostante ieri sono stato a 100 grammi di carbo e oggi 150 ovviamente, quindi man mano tutti questi giorni li porterò ad aumentare fino al Rimini Wellness dove sarò a 350 più o meno. Ora, cosa vi dovevo dire prima di iniziare? Questo video tratta un argomento importantissimo che è la responsabilità, quindi dopo ne parliamo. È un concetto importantissimo che si rifà anche al primo video che vi parlavo delle abitudini, quello sullo sviluppo personale, però è un concetto che possiamo ritrovare nella vita di tutti i giorni. Ora, dato che sarei stanco e anche affamato, perché stamattina non ho fatto colazione, mi sono alzato con lo stomaco un po' disturbato e non avevo tanta fame, mi sono ascoltato e ho detto non fare colazione, la fai direttamente dopo. Vado a fare colazione, clip, quindi partiamo dalla colazione e poi oggi devo fare dei servizi, devo andare a aggiustare il cellulare, devo andare a tagliarmi i capelli, devo andare a fare la spesa, devo andare a ritirare un bracciale, vabbè, tantissime cose, ne parliamo dopo. E quindi clip veloce, partiamo dalla colazione con yogurt e galletta. Eccoci ragazzi, sono appena tornato dal parrucchiere, come vedete ho tagliato i capelli, dovrei tagliare anche i baffi che fanno veramente pena. Allora, avete visto un video molto movimentato e ora ci troviamo qui a parlare della parte clou del video. Vi anticipo che il video è stato fatto appositamente così perché i video sullo sviluppo personale saranno focalizzati su quello, quindi non vedrete allenamenti. Vedrete sì qualche pasto, un po' di vlog, quindi quello che faccio durante il giorno, ma fondamentalmente voglio fare un video breve che tratti l'argomento in questione, quindi tutto lì. Oggi abbiamo detto parliamo di responsabilità, cosa a cui tengo molto perché secondo me è un concetto importantissimo per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo, quindi lo possiamo assolutamente riportare anche in ambito fitness. Ed è un concetto che si rifà molto al primo video sullo sviluppo personale e alla P-Challenge che stiamo facendo tutti quanti su Instagram, mi taggate ogni volta, sono contentissimo. Veramente ragazzi, grazie e bravi a tutti quelli che la stanno facendo perché vedo che ogni giorno voi continuate e mi spronate. Partiamo subito da che cos'è la responsabilità. La responsabilità è un atto di dover rendere conto a qualcuno per un nostro determinato comportamento, una nostra determinata azione. Questo cosa ci fa capire? Che ad esempio ci sono delle persone che possiamo fare proprio l'esempio dei professionisti dello sport che hanno un alto senso di responsabilità perché
hanno una responsabilità nei loro confronti e magari nei loro compagni di squadra o nella società che li tessera e che quindi li paga, di fare determinati allenamenti, di non saltare determinati allenamenti, di seguire determinati schemi. Se voglio fare un esempio verso di voi avete un senso di responsabilità nei vostri confronti di non saltare un allenamento. Ora, questo per le persone più dedite, no, all'allenamento, quelle più caparbie, quelle che hanno quell'abitudine comunque già sviluppata di allenarsi e quella consapevolezza che lo fanno con piacere e lo vogliono sempre fare. Però cosa può accadere, ad esempio, nelle persone che si approcciano le prime volte ad andare a correre o ad andare in palestra, che magari vanno 3-4 volte, poi la quinta volta fanno: vabbè, oggi devo andare da solo e non mi va, oggi non mi va. Però se loro avessero un compagno di allenamento che li aspetta, avrebbero un senso di responsabilità verso questo compagno, quindi saranno spronati ad andare. E questa è una parte del senso di responsabilità che vi voglio far comprendere, che vi invito a riflettere su una cosa. Se voi, quando vi proponete un obiettivo, vi date una responsabilità, oppure ancora meglio, scegliete un compagno di responsabilità, sarete favoriti da fare una cosa che magari all'inizio non vi va di fare. Ed è per questo che io ve ne parlo ora che stiamo facendo tutti l'Happy Challenge, perché come voi mi motivate me, magari io riesco a motivare voi quando su Instagram vi faccio vedere che la mia determinata abitudine che voglio creare, che potrebbe essere quella di bere massimo 2 caffè al giorno, la mantengo ogni giorno. E voi cosa pensate? Allora io che devo magari togliere il caffè dallo zucchero. Oggi lo continuo a togliere anche se ho voglia, perché Anto mi sta dimostrando che lui lo fa, perché io no? E stessa cosa durante magari un allenamento o una dieta. Vi faccio l'esempio di mio fratello, vedo che mio fratello è continuo nella dieta, perché io devo sgarrare? Perché ho quel senso magari di responsabilità, dico: perché guarda, lui lo sta facendo, è così bravo, posso farlo anch'io, non è una cosa difficile. Anche questo rientra nel senso di responsabilità. Quindi, ragazzi, è qualcosa che ci sprona a fare un determinato comportamento che all'inizio ovviamente non siamo intenzionati a fare, ma no perché siamo esseri umani, non siamo strani, cioè non abbiamo niente che non va. Siamo ovviamente fatti così, però man mano se sviluppiamo questo senso di responsabilità nei confronti degli altri e nei confronti di noi stessi, questo ci aiuta sicuramente ad apprendere un determinato comportamento. Spero che il mio discorso sia chiaro. È una cosa ovviamente ovvia, ragazzi, ma tutte le cose che dirò sullo sviluppo personale sono cose ovvie a cui poche persone danno peso e su cui poche persone riflettono. Ora il video si è fatto lunghissimo e io devo andare a montarlo perché domani non ci sono quasi tutto il giorno. E poi stasera vi porto da papà, vi faccio vedere la nuova vecchia droga di Anto che abbiamo riscoperto la sera con papà. Quindi ci vediamo direttamente. Cena. Questa è bellissima. Allora, praticamente vi avevo detto che vi facevo vedere la cena, solo che sto per andare a cena, ma mi ero promesso di farvi vedere una cosa in questo video che voglio consigliarvi perché mi sto trovando veramente bene. Me l'hanno regalato, non l'ho comprato, e ve l'ho fatto vedere nel video di stamattina. Praticamente è l'orologio che ho qui. Vedete? Ora ve lo faccio vedere, giro la telecamera e vi faccio vedere quel che fa. Allora, ciao, orario, poi pedometro che mi dice quanti passi ho fatto oggi e anche le chilocalorie. Vediamo che oggi sono stato come al solito poco attivo, a volte anche meno. Questo per farvi capire quanto è importante il dispendio energetico fuori dall'attività fisica. Poi mi dà il cardiofrequenzimetro che mi dà i battiti corporei, mi fa chiamare, mi va ai contatti della rubrica. Mi registra le chiamate, mi dà sulle impostazioni del telefono, le notifiche che mi arrivano su Instagram e altre impostazioni tra cui sveglia, eccetera. È veramente veramente utile. Non sono, ragazzi, non sono il tipo che compra o indossa orologi o compra anche questo tipo di tecnologie, però è stato veramente un bellissimo regalo che ho ricevuto da un parente e che se vede il video. E che se vede il video, dato che lui mi segue, ringrazio, grazie Christian. Ragazzi, questo è l'ultimo video prima di Rimini. Poi ci vedremo direttamente lì e spero che di conoscere molti di voi. Spero che
scambiare un saluto, quindi venite a salutarmi, ci possiamo prendere assolutamente un caffè insieme, però ne ho solo due durante il giorno, quindi dai ragazzi, ci vediamo a Rimini, ci vediamo al prossimo video e un saluto da Anto e grazie ancora per la visione.